tutto tace sentirai manacerace salve ragazzi benvenuti nel canale alienologi io sono Ali e quest'oggi vorrei parlarvi del Dylan Dog numero 409 manacerace ritorno al buio iniziamo subito col dirvi le mie personali eh, constatazioni su quest'albo e su quello che mi ha causato rileggerlo io per la gente che mi segue sa che io Faccio, questa, cioè faccio la video recensione subito dopo aver letto eh, l'albo in questione quindi io ho appena finito di leggerlo quindi vi do subito le mie impressioni a caldo proprio perché la mia video recensione deve essere così bella, diretta con impressioni a caldo e con le sensazioni ancora tutte in testa questo numero questo 409 ritorno al buio come sapete come sapete appunto è un ritorno al Parlare eh, del personaggio di Mana Cerace, il famoso Il Buio di Landog numero 34, uscito nel luglio 1989, eh, con soggetto e sceneggiatura di Claudio Chiaverotti e disegni segni Piero Dallagnol, questa coppia è tornata per questo numero. E come ben sapete per chi segue di Landog, questo numero è il primo dei tre di una mini serie, mini, mini ciclo di tre numeri in cui appunto si parlerà di Manacerace, di Philip Crane, di questo personaggio importantissimo, uno degli, degli antagonisti più famosi e più tenebrosi e più terrorizzanti, insomma uno dei migliori per quanto riguarda Dylan Dog, Chiaverotti e Dallagnol eh, ci propongono questo nuovo, come dire, questo nuovo inizio, eh, per questo, come detto, questo miniciclo di tre numeri, che inizia con questo ritorno al buio, ma andiamo eh, subito a citare... Uh, chi ha appunto ha partecipato a questo albo. Ovviamente uh, ideazione e supervisione di Tiziano Sclavi, si sapeva, soggetto e sceneggiatura Claudio Caverotti, disegni Piero Dallagnol, supportato alle chine da Francesco Cattani, copertina Gigi Cavenago, lettering Luca Corda. Partiamo uh, col parlare della copertina di Gigi Cavenago, una copertina veramente ben fatta. Io ho non ho niente da dire, cioè nel senso non posso obiettare, posso dirvi soltanto che anche il gioco di colori è tutto, è, è veramente magnifico. Che qui abbiamo la scritta, la scritta rossa con uno sfondo sul giallo, comunque una città in fumo, qui il personaggio rimane cerace in, in, in primo piano che tiene le mani in testa a Dylan Dog e Dylan Dog che ha le mani in testa a questo ragazzo, che poi vedremo chi sarà, sarà io, quello che ho capito, quello che ho capito, è proprio Philip Crane da giovane. Una copertina veramente ben fatta con l'aggiunta della scritta gialla mana cerace e qui ritorno al buio. Come detto, il primo dei tre numeri, per cui questa copertina, per la prima copertina di Cavenago, non posso dire nulla, è una copertina ben fatta con i colori giusti è davvero alla grande la prova di Cavenago. Per quanto riguarda i disegni, allora, ragazzi, i disegni di, di Dallagnol, eh, per i più per i più vecchi, per quelli che leggono Dylan Dog da molto tempo come me, conoscono bene Dallagnol, uno stile che si riconosce subito. Io non mi sono segnato particolari tavole, eh, ma i disegni della Dallagnol mantengono un buon equilibrio, un buon livello per tutta la storia, ovviamente supportato dalle Chine e da Francesco Cattani, per cui Dallagnol e Cattani qui confezionano un'ottima prova per quanto riguarda i disegni, anche per la caratterizzazione di questo di questi mostri qui, di questo mostro insomma, per una storia di horror duro e puro come diceva nella presentazione Roberto Recchioni i disegni dell'Agnol e la, la coppiata Chiaverotti-Dall'Agnol veramente mi fanno tornare bambino ragazzi cioè, mi fanno veramente tornare ai tempi in cui ho letto questa storia che è uscita nell'89 io però, per ragioni d'età eh, l'ho letta anni dopo, negli anni 90 eh, mi ha colpito tantissimo il buio eh, quindi... Chiaverotti e Dallagnol sono una coppia, come detto, assurda. Ma parliamo un po' di Chiaverotti, di Claudio Chiaverotti, che torna, torna su Dylan che lo fa in grande stile, come detto, per, un, per la sua creatura, per una creatura grandissima, la sua creatura che è Manacerace, che, eh, come dire, con la sua filastrocca, eh, eh, Manacerace, insomma, che ricorda molto Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, eh, i bambini che giocano e, e recitano questa filastrocca insomma qui con questo numero e con gli altri due insomma, di questo miniciclo di tre numeri come detto anche da Roberto Recchioni nell'editoriale nell qui nella presentazione si andrà a parlare del, del passato di Philip Crane infatti la storia inizia con Philip Crane io ovviamente non, non, spo, non spoilerò però inizia con il passato di Philip Crane fanno vedere Philip Crane quando era poco più che un ragazzino, innamorato di una ragazza, eh, lui che fa questo incontro, un incontro con un'entità, una persona all'apparenza eh, umana, però poi si scoprirà che è un'entità demoniaca e gli dice: Tu comunque si vede nei tuoi occhi, nella tua testa, che hai il male dentro, hai il buio dentro più che il male, e, insomma poi la storia va avanti. All'inizio si analizza proprio il passato di Philip Crane quando va in carcere e tutto il resto, eh, farà vedere quello che gli succederà in carcere, non ve lo. Non ve lo spoilerò per chi non lo sa, per chi non l'ha mai letto, anche per chi, per rispetto per chi non conosce magari il personaggio di Manacerace, ma per chi lo conosce sa un po' la storia. Insomma, all'inizio si parla di Philip Crane, di questo personaggio che... Io questo ho notato a pagina 19, una bambola che sembra Annabelle qui, di un personaggio che ha tutti questi cimeli horror. Insomma, di un personaggio che è ossessionato dalla figura di Philip Crane e di Manacerace. Ehm... Ovviamente eh, poi entrerà in scena Dylan dopo un po', eh, Dylan che viene ingaggiato viene ingaggiato per un'indagine per scoprire un po' eh, cosa è successo, a, cioè se, questo, se veramente questo Philip Crane esiste davvero o è stata tutta una leggenda. E lui dice no, esiste davvero anche perché il numero, nel numero 34 Dylan ha avuto a che farci e anche in questo, in questo album ne avrà, avrà a che fare con Philip Crane, ovviamente non vi, non, vi svelo non, vi non vi svelo quello che succederà, scusate ogni tanto la disdessia, eh, ma oggi sono particolarmente stanco, però dovevo leggerlo e recensirlo oggi, dopo il lavoro, però eh, qui in questa storia ci sarà anche un personaggio molto importante, che è il dottor Jacob X, eh, si vede anche qui, eh, si nota anche lui quando era giovane, che venne rifiutato da una ragazza, insomma poi tutto il suo livore, la eh, sua voglia di, di di rivalza nel senso che quello che le è successo da giovane poi da grande ovviamente lui essendo un dottore si va anche a vendicare di alcune persone che avevano fatto del male ma questa non è la cosa più importante la cosa più importante è che nella storia di Landoka avrà a che fare di nuovo con Philip Crane e con Manacerace verranno svelati di retroscena proprio della sua vita e la figura del dottor Jacob X sarà molto molto importante all'interno della storia che dire, ragazzi? Eh, per questo primo numero di questo miniciclo dedicato a Mana io devo dire che, almeno, questo ritorno al buio è un albo promosso. Promosso, devo dire non dico a pieni voti, ma quasi a me è piaciuto moltissimo. Eh, forse anche per il fatto che ho letto il buio. Come detto, magari chi ha già letto e conosce Mana ritornerà un po' indietro. E, mm, e Col tempo! E quindi, magari questa storia vi piacerà. A me è piaciuta tantissimo sia nei disegni eh, che sia ovviamente anche nei personaggi introdotti all'interno. Eh, qui c'è anche una battuta di Groucho che mi sono segnato a pagina 55. Scusa capo, ma è il massimo che possa fare da sonnambulo? oltre a dirti di stare attento agli astronauti che al ristorante chiedono il conto alla rovescia. Vabbè, una nota eh, comica eh, nella storia comunque abbastanza horror che questo Manacerace Cerace ritorno al buio numero 409 io mi sento di consigliarlo a tutti quelli che hanno letto il buio all'epoca e conoscono il personaggio di Manacerace, le sue filastrocche, la sua filastrocca e la sua presenza che terrorizza un serial killer di quelli old school e che terrorizzano davvero, terrorizzano soltanto a nominarli. Io ovviamente vi ringrazio per aver seguito la mia video recensione di questo Dylan Dog numero 409 Mana Ceracea Ritorno al Buio e vi rimando alla prossima recensione, al prossimo appuntamento con Dylan Dog che sarà con l'Old Boy numero 3 in uscita il 13 ottobre e poi ovviamente con il 410 per il prossimo Dylan Dog, La Notte Eterna, che sarà appunto la continua, il secondo dei tre numeri di questo mini ciclo. Grazie ragazzi. Ovviamente invito chi non è iscritto ad iscriversi al mio canale e grazie di tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!